tutto in 3 minuti, dal 58esimo al 60esimo, e il Matese porta a casa l'ennesima vittoria con una grande prestazione contro il Roma City, rinforzato in ogni settore nel mercato invernale. Daniele Napolitano prima e Samuele Sorrentino poi regalano 3 punti ai matesini, che proiettano la squadra di Urbano al 5° posto in classifica fra l'entusiasmo della tifoseria. Ospiti di lusso oggi in tribuna, uno fra tutti l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo, che si è goduta la partita riportando anche una buona impressione. Poi a seguire sentiremo la consueta analisi tecnica di mister Urbano. Allora, Piedimonte è un ex portiere del Napoli, che ci fa da questa parte? No, abbiamo un po' di amici, ci trovavamo da queste parti, allora abbiamo deciso di venire a guardare la partita. Che Matese hai visto? No, una buona squadra che lavora bene, una squadra che bada al sodo, molto compatta. Penso che poi in questo campionato, quando c'è la compattezza, c'è già le basi importanti per poi fare degli ottimi risultati. Con il portiere del Napoli non possiamo fare una puntatina alla tua ex squadra, no? Ma il Napoli oramai è diventato una certezza, quest'anno sta sbalordendo un po' tutti quanti. Allora mister, finalmente una partita lottata, domenica scorsa qualche pecca di troppo, no? No, finalmente no, perché diciamo forse a parte la prestazione al di sotto delle nostre possibilità domenica scorsa Porto d'Ascoli, ma già la partita precedente in casa con il Trastevere avevamo fatto già una grandissima prestazione. Oggi abbiamo fatto bene, molto meglio il secondo tempo, primo tempo un po' sotto ritmo, ma soprattutto perché poi di fronte avevamo una squadra che non ha nulla a che vedere con la squadra che ha disputato il girone di andata, squadra che a dicembre si è rinforzata tantissimo, il Roma City ha preso giocatori di categoria superiore. Però noi dalla parte nostra abbiamo fatto a livello generale una buonissima prestazione, abbiamo fatto qualche errore individuale che purtroppo... Anche noi una intuizione del mister Sorrentino al momento giusto. No, ma non si tratta, ma io c'ho, sulla panchina ho dei ragazzi bravi che si fanno trovare anche pronti. È sempre un discorso tattico, partire dall'inizio come abbiamo fatto il secondo tempo secondo me sarebbe stato un po' rischioso perché eravamo troppo sbilanciati, poi nel secondo tempo abbiamo provato a vincerla e l'ingresso di Sorrentino sicuramente per noi è stato determinante perché è un giocatore con determinate caratteristiche che riesce sempre a farci salire, a creare situazioni importanti, ha fatto anche un gol quasi fotocopia di quello dell'andata, lo stesso Daniele Napoletano è stato sempre una spina nel fianco, Daniele sta giocando molto bene. Queste ultime partite soprattutto sta facendo quello che gli chiediamo, ci dà profondità. Oggi pure abbiamo avuto il rientro di Vittorio Esposito che sicuramente dovrà trovare la migliore condizione, però è un giocatore che quando riusciamo ad innescarlo è sempre una mina vagante per la squadra avversaria.